Ora andiamo al Bentegodi per Verona Lazio, Daniele Fortuna. E dove lo speaker dello stadio sta urlando per la presentazione dei giocatori della squadra di casa, ma la partita vale soprattutto per la Lazio, perché il Verona di fatto è salvo, è a 41 punti in classifica, ottavo posto, una stagione straordinaria quella della squadra di Juric, è squalificato e quindi oggi in panchina ci sarà il suo vice Matteo Paro. Importante per la Lazio, si diceva che è a 6 punti dal quarto posto, in questo momento occupato dall'Atalanta, ma in mezzo c'è anche il Napoli. È vero, la squadra di Inzaghi ha ancora una partita da giocare, il recupero con il Torino, mentre i giocatori scendono in campo sotto la pioggia, i riflettori sono già accesi. Andiamo a vedere le formazioni con il Verona che giocherà con Silvestri in porta, Davidovic, Magnani e Di Marco, Faraoni, Sturaro, Veloso e Lazovic a centrocampo, Zaccagni e Barak dietro a Kevin Lasagna. La Lazio, Reina tra i pali, poi Marusic arretrato sulla linea difensiva a tre con Acerbi e Radu, davanti Akpak, Pro, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic e Fares a centrocampo, Caicedo e Immobile la coppia d'attacco. Abbiamo detto Di Paro che sostituisce Juric, è squalificato sulla panchina del Verona, dall'altra parte invece ci sarà Massimiliano Farris. Simone Inzaghi è in isolamento a Roma per la positività al coronavirus, con l'assistenza tecnica di Lorenzo Cavagliari. Verona. Sesto minuto, 0-0 tra Verona e Lazio, l'avvio migliore della squadra ospite che un paio di minuti fa è andata alla conclusione pericolosa dopo l'iniziativa sulla sinistra di Fares, il cross sul secondo palo appostato Milinkovic, deviazione al volo e conclusione che ha sfiorato il palo. Silvestri sembrava comunque sulla traiettoria. Lazio attacca ancora, recupera il pallone, ancora Immobile, conclusione, palo! Palo clamoroso di Ciro Immobile, con Silvestri che si era tuffato sulla sua destra ma non sarebbe arrivato su quel pallone che è andato a toccare il palo. Adesso gioco fermo, un giocatore della Lazio a terra, Lazio pericolosa, ma al 23esimo il punteggio è ancora quello di partenza, Verona 0 Lazio 0. Andiamo a Verona. 39esimo, 0-0, 4 minuti fa, occasione per il Verona, Di Marco indovina il corridoio sulla sinistra per Lazovic, solo in area di rigore ma troppo troppo largo rispetto a Reina, va alla conclusione in diagonale l'ex Genoa, conclusione però lontana rispetto alla porta. Verona. 1 minuto, 0-0, Caicedo prova ad andare via per la Lazio, un altro dribbling, area di rigore, Caicedo, rete! Ha segnato la Lazio, Caicedo non si era mai visto nel primo tempo ma adesso trova il gol, un gol fondamentale, la Lazio passa in vantaggio, Verona 0, Lazio 1, il secondo minuto, ha segnato Caicedo, Reggio Calabria. Per Lorenzo Ossone. Attenzione Mancuso, attenzione Mancuso, è stato annullato il gol della Lazio dopo che l'arbitro Chifi è stato richiamato al VAR, si è liberato con un gomito Caicedo su Magnani prima di andare alla conclusione, anche ammonito l'attaccante della Lazio, grandi proteste da parte dei giocatori della squadra ospite, ma tutto come prima, Verona 0 Lazio 0, annullato il gol a Caicedo. A te. D'accordo, d'accordo Daniele Fortuna. Verona. Ottavo minuto, 0-0, ma adesso è una Lazio martellante, Lazio arrabbiata dopo l'annullamento del gol a Caicedo, l'arbitro Chifi è stato richiamato dal VAR, è andato a rivedere l'azione al monitor a bordo campo, probabilmente una gomitata o comunque Caicedo ha cercato di liberarsi prima del tiro dalla marcatura di Magnani con un gomito, ha protestato anche lui, è stato ammonito, è una munizione pesante perché era diffidato, dunque salterà la prossima di campionato all'Olimpico contro il Benevento, ma la Lazio subito dopo l'annullamento del gol ha continuato ad attaccare con convinzione maggiore rispetto al primo tempo. Verona. Nelle prime ore 4 minuti di recupero ancora 0-0 tra Verona e Lazio e i tentativi affannosi e poco lucidi della Lazio per portarsi in vantaggio. Adesso una rimessa laterale che sarà battuta dalla sinistra con Radu, lunga per Murici con il petto all'indietro, Acerbi, poi il pallone recuperato dalla Verona con Ilic soltanto per un attimo, Milinkovic prova a portarlo in avanti, Lulic in mezzo per Escalante, ancora Marusic va anche lui ad attaccare
all'altezza del cerchio centrale del campo. Ecco Marusic, la sua discesa, c'è Parolo largo sulla destra, si ferma, ma è comunque puntuale ed efficace la copertura della Verona, lo è stata per tutta la partita. Ancora Radu da sinistra a mettere un pallone in mezzo verso Murici, che tocca di testa e segna la rete della Lazio. Salta tutta la panchina e va a segnare Milinkovic, non Murici. Milinkovic ha toccato di testa, battuto però Silvestri nel secondo dei 4 minuti di recupero. Passa in vantaggio la Lazio, Verona 0 Lazio 1. Studio, torniamo a Verona fino al termine. Adesso c'è ancora la festa dei giocatori della Lazio, tutti ad abbracciare Milinkovic, anche Luis Alberto evidentemente ha dimenticato, anzi ha accantonato il malumore per la sostituzione. Ti chiedo scusa Daniele, il finale da Genova, Sampdoria 0 Napoli 2, a te. Grazie a Manuel Codignoni, è un punteggio importantissimo per la Lazio che in caso di vittoria resterebbe lì, sì certo a distanza dal quarto posto, ma comunque ancora in corsa. Quarto posto in questo momento occupato dal Napoli a 59 punti, la Lazio andrebbe a 55, ma con una partita ancora da recuperare, si rende soltanto alla fine. Forse il Verona che adesso prova ad attaccare, non lo ha fatto nel secondo tempo, ma non ha sofferto, non ha rischiato moltissimo, a parte il gol annullato a Caicedo proprio in apertura, così anche nel primo tempo un palo per Immobile che adesso rincorre il pallone. Magnani però riesce a eludere l'intervento dell'attaccante della Lazio, manda il pallone in avanti, rimessa laterale per il Verona che adesso prova ad attaccare, cerca di pareggiare. Verona 0 Lazio 1 quando siamo arrivati alla 49esimo, recupera il pallone Parolo e fischia poi l'arbitro, non la fine ma un calcio di punizione a favore del Verona sulla sinistra, è andato a terra Bessa, dunque calcio di punizione con Lazovic che a questo punto dovrà mettere il pallone in mezzo, battuto invece con il pallone a terra, poi cross, va Murici ad aiutare, ad allontanare il pallone dall'area di rigore della Lazio, ancora Marusic, poi lo stesso Milinkovic che è arrivato al settimo gol in campionato. Lazio che va a conquistare un preziosissimo calcio di punizione nella propria metà campo e adesso anche la possibilità di far trascorrere un po' di tempo. Siamo al 49esimo, gli ultimi 20 secondi prima della conclusione della partita, a meno che l'arbitro non decida di recuperare ancora un po' di tempo. C'è stato un lungo festeggiamento dopo il gol importantissimo, essenziale, vitale del vantaggio, quello segnato da Milinkovic di testa proprio nel recupero. Calcio di punizione battuto da Reina, finisce qui invece e la Lazio passa alla Bentegodi, vince per 1-0 sul Verona grazie al gol segnato nel recupero da Milinkovic. Altri abbracci lì nello studio. Andiamo rapidamente allora ai commenti. E a Juventus e Napoli, come detto, risponde anche la Lazio che vince nel finale in casa del Verona. Daniele Fortuna. Eh sì, partiamo proprio dalla fine, dal gol nel recupero di Milinkovic. Savic, vale l'1-0, vale i 3 punti, risultato forse un po' ingeneroso nei confronti del Verona che ha fatto una grande partita, d'accordo, molto difensiva ma non ha rischiato tantissimo, non ha concesso tanto alla Lazio che aveva colpito un palo nel primo tempo con Immobile, poi nel secondo tempo si è innervosita dopo che a Caicedo è stato annullato un gol, non ha più combinato un granché, alla fine è arrivato il gol di Milinkovic, colpo di testa su cross da sinistra di Radu, gol che permette alla Lazio di restare in corsa per il quarto posto grazie all'assistenza tecnica a Lorenzo Cavaglià, linea allo studio.